It is Bari Cagliari with their superb attack, but it has been a defence that struggled this year, and under pressure there, far too much cutting back inside and taking the shot towards the far post. Defendi, three in the middle, and a good looking cross, free header, Maniero is parried away, excellent save from Storari, and this is the earlier incident. Maniero there, he only needs it half a metre either side of Storari for the veteran keeper to have to produce a brilliant stop. Instead, it was straight at him. Well, he might, his remit for the season is promotion. And, oh, what a chance and what a save. João Pedro puts it goal earlier on. Cross in. João Pedro just finding all the space. Di Gennaro there, he's the number 8. Another good header and a scrambling effort from the keeper. Oh, and the slide ball through and the chance and a wonderful save again from the keeper. Didn't give up on the run, did he? The Brazilian forward, Mikai. Fossati con Di Gennaro. È quel tocco di Di Gennaro dietro Berzari, ma quando è troppo tardi, allora attenzione al Cagliari che riparte veloce con Farias. Giannetti dall'altra parte, si muove anche João Pedro. Farias in area, Farias! Farias! La Serie A è sempre più vicina, gol numero 14 di Diego Farias, contropiede. Rivediamo il tocco con palla ancora di ritorno per Farias, che con un destro secco va ad insaccare alle spalle di Mikai. Ha dato appena il tempo a João Pedro di raggiungere Valiani, Dessi, arrivano un altro paio. Occhio alla battuta di Defendi con il pallone colpito rispetto alla porta di Storari. Gioco fermo, guardate qui, due del Bari per terra. Tonucci si rialza subito. Rosina riceve, prova a partire, Rosina, il tocco bello dentro per Sansone, il sinistro. Sì, da lì Sansone poteva fare anche meglio perché ha un sinistro importante. Difesa, ancora Gemiti, altro cross, Puskas, sta arrivando Rosina, palo clamoroso, anzi De Luca, poi Rosina, ancora dentro De Luca, altro salvataggio. E qui è stato bravissimo Puskas a fare questo ponte, questo assist per il compagno che è arrivato da dietro, ha sorpreso la difesa del Cagliari, a botta sicura ha preso il palo in questo frangente. Sansone va a puntare Pisacane, Sansone uno contro uno, il cross di Cesare di testa, ripropone, rovesciata, Storari, mamma mia che parata, incredibile. Qui rivediamo, guardate la doppia prodezza, De Luca, ma guardate Storari, mamma mia che parata. Sì, è stato bravissimo perché ha fatto quel passo in più che gli ha permesso di arrivare fin dai primi minuti alla gara e ha raccolto fino adesso un punteggio meritato. João Pedro dentro, Cerri! Il Cagliari è 3-0, il Cagliari torna in Serie A, 3-0, partita chiusa, la firma di Alberto Cerri, il Cagliari torna in Serie A. E al San Nicola, una col Brescia e una col Crotone. Quella che è il Crotone era stata abbastanza rocambolesca perché il Bari vinceva fino a pochi minuti dalla fine 2-1 e quindi vincere su questo campo. Giulini, sarà una notte dolcissima per Cagliari che rientrerà in charter, in aereo direttamente su Elmas per poi abbracciare la città. È finita! Il Cagliari torna in Serie A! 3-0 a Bari, adesso può cominciare la festa, Alessandro Alciato, vai! Può cominciare assolutamente, sto marcando Rastelli perché è quello che ha sentito di più questa partita, ve l'ho raccontato, in questo momento sta festeggiando, eccolo qui con noi Rastelli, allora finalmente è arrivata questa Serie A, mi ha fatto attendere ma è arrivata. Meritatissima, meritatissima, vedete, chiudere con una prestazione superlativa contro una grandissima squadra. I ragazzi meritavano questo finale. Che sapore ha? È arrivata forse con un po' di ritardo, forse è un sapore migliore per questo. L'importante è che arrivi, guardi, la Serie B è questa, bisogna soffrire fino all'ultimo, niente è facile.
Grande gioia, grande gioia. Oh! E c'è l'abbraccio con Capozzucca. Adesso andiamo a cercare il presidente Giulini, che incredibilmente è il più tranquillo di tutti. Vabbè. Troppo stress o troppe certezze? 12 mesi di sofferenza, sono stati grandissimi, favoriti fino all'inizio era veramente complicatissimo. Abbiamo fatto un campionato di sofferenza, soprattutto alla fine, grazie al mister siamo riusciti a partire forte. Era importante un allenatore come lui che conoscesse la grande la categoria. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché con le pressioni che avevamo noi non era assolutamente così scontato. Veramente, voglio dedicarlo soprattutto a De Sena e a Melchiorri. Abbiamo perso i pezzi durante la stagione, ma nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, la grandissima, cazzo! Ecco, questa ultima parola...